controlliamo di esserci tutti. Sì, mamma che brutto. Buonasera amici, ma soprattutto amiche di Serial Gamer Italia. Siamo tornati in live e siamo in live con Dead by Daylight. Se riesco anche a mettere la live sul computer, sì, l'ho messa, e magari a togliere l'audio così non mi sento 72 volte. Ecco, buonasera, buonasera amici, ma soprattutto amiche di Serial Gamer. Sono più o meno in centro alla stanza, sì, ok. Sono qui con Marco e siamo pronti. Metto anche pronto nel gioco, così magari siamo pronti davvero. Torniamo in live su Dead by Daylight. Vi ricordo che l'abbiamo già messo sui social. Lunedì 23 partiamo con la campagna di GDR. C'è una zanzara che mi rompe le palle. No, non è il titolo del GDR. Partiamo con la campagna live GDR, l'unico anello, con Master Marco. Non Marco quello che c'è adesso, ma Marco con la C. Questo è quello con la K. È sempre un casino fare queste cose con due Marco, ma non importa. In cui io farò il giocatore. La campagna è ambientata a Moria ed la scoprirete da lunedì. Questa settimana metteremo i video su YouTube di presentazione dei personaggi con tanto di disegni fatti da un'artista biellese molto brava. E in più giovedì o venerdì riprende a trasmettere anche il buon Pido, che trasmetterà un Souls-like che non è Enotria ma è Deathbound. Enotria vedremo se lo trasmetterà Sbambo, se ce lo mandano, se no trasmetterà qualcos'altro Sbambo, tipo lui che gioca col cosino tipo Milhouse che lancia la pallina in aria. E basta, ho finito le premesse. Bene. Ora moriremo male perché è bello morire male e basta. Intanto lo sponsor di oggi è Acqua Naturale. Non dico la marca, ma... No, si capisce lo stesso. Perché un altro destro tu? Ah, hai cambiato banner. Ah, è il mio banner, sì, è quello di... Ho banner e coso profilo di Franchino, sì. Ah... Domani dovrebbe uscire la mia recensione di The Casting of Frank West, il gioco horror fatto da Supermassive collegato a Dead by Daylight. E l'ho giocato, mi è piaciuto molto, anche se ha avuto recensioni negative e non ultra positive, mi è piaciuto molto. Penso che per giocarlo e apprezzarlo al pieno bisogna si debba conoscere a fondo la lore di DBD, di Dead by Daylight, se no non si apprezza. Però a me è piaciuto molto. Ho trucidato tutti quelli che potevo perché il killer ha sempre ragione. È bello trovare le partite in questo gioco. Cioè, quando giochiamo non in live, in 3 minuti troviamo le partite. Quando giochiamo in live, no. Poi c'era pure il bonus punti sangue. Mo è sparito. Perché non ti meriti il bonus punti sangue? Intanto pulisco gli occhiali. Bravo, essenziale. Se no non vedo un ca... come vedete siamo super fashion con Marco che fa Leon Kennedy e io... E io invece faccio la simpatica Feng Min, ma viola. Fa vedere che era proprio lei. I punti canale sono ancora Messico per Pathfinder dell'anno scorso, figurati. E quindi non puliremo la trina della caserma, ma ci metteremo a ballare davanti al killer, se vuoi. Che tanto sei tu che l'hai fatto, vero? Sì. Ah, sto guardando per capire un po'. Ma qual è la pulizia della trina della caserma? Mi sono chiesto. Proviamo. Sì, era il canale, era le cose dei punti del... Non li ho ancora disabilitati. Ecco, sapevo che mettevi cose stupide. È bello, se possiamo parlarne un'ora di Dead by Daylight, ma non sto trovando la partita. 4 minuti che cerchiamo la partita. È la prima volta che non trovo partita in queste sere. Giocherò con due joypad.
e tue quattro mani, mia. immagino. Ah no. Beh, sì. Sì. Perché non trova la partita? Mo è ricomparso il bonus. Sì, perché nel frattempo l'hanno rimesso. Ah, È passato un giorno. Stanno giocando tutti a Castelvania, alla modalità Castelvania. sì. Oh, dai, credo. No, secondo me adesso entreremo in partita e moriremo in meno tempo di quanto abbiamo aspettato. Cosa può essere? Tanto io controllo di aver messo la sfida, sì, devo completare test abilità di un generatore, ok. Vabbè, giocherò roteando il pallino. In teoria, boh, i soldi sono di più dei killer, quindi regolare, non so. Prova a togliere tu il pronto. Sempre bello quando non trova la partita subito. Devi anche scegliere un altro sopravvissuto per le live. Bellissimo, Potevi mettere quello di Dungeons & Dragons, però. dai, brutto. Cioè, ci sono una skin in realtà, però non, no, non si shoppa per ora. Bello Oggi ci sarà una questo Dead skin. by Daylight. Sì. Sono 10 giorni che giochiamo e troviamo sempre partite nel massimo un paio di minuti, 7 minuti per trovare una partita. È vero che giochiamo più tardi di solito, però. Ma Ma io gioco questo anche io tardi gioco. notte come con la gente a testa. Cioè. Ah, io di solito a quest'ora gioco e lo trovo. Punto. Momenti migliori della mia la mia faccia è meglio quando c'è la bottiglia davanti. Ma addirittura. Il problema è che se continua così finisco prima la bottiglia d'acqua del di trovare la partita. Potremmo andare a cambiamo di colpo gioco e andiamo a giocare a Dante. Andare se lo trova. Lo dici tu che la trova? Proviamo a rifare gruppo, faccio il gruppo io. Proviamo. Ma non ti posso invitare. Ma che da gruppo? No. Ah, da gruppo sì, per forza. Aspetta. Vediamo se riusciamo a trovare una partita. Andrà Ma tutto bene. cos'è sto rumore che si sente sottofondo tipo babaccio, tipo peluche da cane? Dove? Nella mia Gioco, camera dici? sento ciu-ciu. Sì, non so. Tutto meglio così.
Mi piace 10 minuti di live in cui non troviamo la partita, mi piace molto. Molto strano, poi vedere magari che non ci abbiano problemi loro di Ma no, c'erano 3 milioni di spettatori quando ho avviato la live. Immagino di no. Ah no, ci sono anche per visto? non pensavo. Anche perché sono 10 giorni che ci provo a togliere e non c'è mai, quindi. A parte che Jake Park ce l'abbiamo. Aspetta. Sì. Qual è Jake Park? Mo, scrivetelo, però ce l'abbiamo, uno di quelli base, credo. Ah, lui sì. Devi scriverlo perché non puoi dire che è cinese. È cinese. Non è cinese. No, è solo scuro di pelle. Ah, non è cinese, è vero. Non mi sembra, boh. Vabbè, il fatto che sia scuro è meno scuro di Claudette, Lo sicuro. Permette. dai. Dai, trova la partita però, perché sennò non è bello guardare la schermata. Sennò trasmettiamo Marco che fa il killer, cioè. Che si diverte col suo piccolo killer. Ma io ho usato anche altro, eh. Io ho usato un po' come lo chiamano Singularity oppure X. No, se vai in live col killer devi usare per forza Chucky. Ah no, scusa, non si può dire Chucky, bisogna dire il tipo bello. È tipo bello. The good guy. Niente, facciamo chiacchiere perché non si troverà mai più una partita. È finito Dead by Daylight. È sempre bello, tutti i giorni troviamo una partita subito. Andiamo a trasmettere e parliamo e basta. Sono cambiati il reliquiario oggi. Cosa c'è nel relicario? Nemesis, amico Peggy, perk di C'è quello Granato e di Alan Wake. di Alan Wake. Alan Wake che non possediamo perché a te non piace, quindi. Quando il perk qual è? Non ho visto. Ah, Deadline. buon. Boh, insomma. Oddio! Sono pure spaventato. Dopo un paio d'anni potete sentire di nuovo Marco urlare in live. Lui Sì, cercherà mi di vedremo. trattenersi, ma tutte le volte che viene preso da dietro dal killer, lui urla Detto di così piacere o però di brutto, dolore, non si sa, di però. piacere o di dolore non si sa, ma. Volevo dire, hai messo l'offerta, ma no, non l'hai messa, è quella del killer. No, io l'ho messa. Ho messo i fiori. Sì, Addirittura? Ti sì, sì. sei anche Per ricordato di la live, mettere sì. l'offerta? Non ti vergogni. È Chucky il killer, porca. Ah, sì, affrontare tipo bello. Vabbè, sarà un po' Beh, tanto non tosta. potrà mai essere Fashion come me con i capelli viola, quindi. Felici da rossi, però. Appena ho i soldi per shoppare un vestitino a La Roscia, te lo dico, Vai, va bene. eh. Ci vuole un vestitino adatto alle live. Vabbè, però sei uno stronzo, Chucky. E vaffanculo. Nanetto bastardo. Ma fra tutti quelli che poteva beccare, ma proprio davanti a me doveva comparire. Vabbè. Ho provato a deviare, non farmi prendere. Come se la ride lui.
Lasciami, mostro! Ma si posa in cantina direttamente. Sì, perché siamo fortunati. Siamo alla partita dove c'è Chucky e mi porta in cantina. Uno è lì che fa il generatore, l'altro è lì che fa il generatore. E sto finendo, arrivo. Uno corre. Oh, meno male che sei tu. Io non mi curerei qua sotto. Non mi conviene infatti quella per di sotto. Sì, curami, grazie. Gentilissimo, Alex. Ah, sta così in... sta così in... dico, lei sta in, per lì in... vestitino così, cioè come si dice? Salta di perizoma. Vabbè, sta con... Vabbè, ma è giusto così. Grazie, signorina. È tornato. Tornato? Ma chi c'era con lei? Sì. Vabbè, io faccio il generatore, no? Tanto lei... Vabbè, se riesce a tenere un pochettino di tempo vuole alzare la tizia. Sì. L'ha tenuta tanto, eh? Un po' l'ha tenuta, dai. Però la non faccio questo generatore qui perché la porterà qua fuori, perché... No, la porterà sotto. La porta giù. Ma tanto poi torna e guarda subito il generatore qui davanti, non è che è stupido. Certo. Forse. Dipende. Non l'ha attaccata giù? Sì, l'ha attaccata giù. No, perché vedevo te che liberavi l'altra, quindi no. C'è un generatore non attaccato alla casa? Porca miseria. La casa è il punto nevralgico. Eccolo! Sì. Vai tu a liberare... Ah, ce l'ha con me, Chucky, no, non posso liberarlo io. Vabbè, però anche tu. Sempre per terra sei. Ma, no, dai, era dentro, ed era anche eccellente. Era dentro? No, sì, il test abilità l'ho fatto... Ah, ok. Quanti me ne dà in 2 secondi? Oh. Stai andando a te, lui. Sono contento per lui. Arrivo. Via. Andiamo. Attacco qualcuno di loro. È qua. Sto curando, arrivo. È passato. Detto. Obiettivo? Ok, va. Che obiettivo hai fatto? Nelle partite pubbliche i seguimenti test abilità eccellenti. L'ho fatto da... 5-6 giorni. L'ho fatto anche io tempo fa, ma forse la versione nuova del gioco magari... Vabbè, oggi sbaglio i test. Oh. Ok, non ho salvato la tipa. Anche la sfida.
Ok, dentro la casa ha preso a calci il generatore sotto. Ah, ce l'ha con Adesso sto me. prendendo. Ok. Ce l'ha con Ghost Track, sì, che qua. Prova a finire questo generatore, vediamo se la Io faccio. mi curo. Hanno questa qua vicino a me. Aspetta. Fatto. Vai a salvarlo, sta venendo da noi lui. Vado a salvarla, è una parola grossa. Perché è sotto. Aspetta che... Ok, sta con lei. Sta già con me. Da dov'è che si scende? Non mi ricordo mai. Da lì, più o meno, esatto. Da lì più o meno, ma non sono trovo io a Che casa. se ne castina un po' indietro. C'è Eh? lui. Se ne castina un po' indietro, quando ti dico quelli magari... Niente. L'hanno salvata la tizia sotto? No, sei tu lì, noi siamo qua contro di lui. Sì, ma io non trovo le Lì scale. sta tanto a te, c'è un buco. Vabbè. È un Ha botta da quittato. Wong. Adesso ha quittato, certo. È qui, è qui, è qui. Non ti muovi, moriamo tutti e due. Un attimo, è qui, se esco mi prende. Hai capito? Ti dà un colpo, mica muori subito. Ho capito, ma cioè, se potevo farlo senza morire, perché mi devi mettere fretta? Perché lei è morto, io sono morto. Così cosa cambia? Però scusami, così cosa cambia? Che Perché sono lei è io libera per anche a terra me? invece che lei? È libera anche a me lei e poi... Sì, sta andando dalla parte opposta. Si sta Stai seguendo lei, rimanendo. lui. Per forza. Lei c'ha il perk, anzi non c'ha il perk quello lì, l'orologio. Non sembra sia venuto a salvare te. Perché non c'è il perk dell'orologio tu, e quindi lei non ha potuto intervenire. Quello lì che quando liberi dal gancio, si colpisce lui non muori, perché vai in lo status giallo, diciamo. Ma cerca di liberarti il vecchietto, se no puoi livellarlo un po', se tu sblocchi l'orologio. Che vecchietto. È l'unico personaggio, quello lì, la barbetta. È lui che ti dà l'orologio come perk. Perché Io quello lì quello lì non lo ce l'ho so. prestigiato. Ah, perché non c'è quel perk lì? Perché ce l'ho solo giallo. Ma che giallo non cambia moltissimo, adesso non mi ricordo bene com'è, mi dà un po' più di tempo. Sì, vabbè, c'era un po' di più la cosa della cosa. Ha pure chiuso la porta. Morti tutti. Completato. Guardo se ce l'ho, ma non so cosa togliere, perché a me sono abituato a giocare con questi perk. Lo so, ma non hai nulla di utile per la squadra. Per i La team. squadra non conta. Ma sono team. Cura tre stati di salute. Oppure. Killer. Cura tre stati di salute. C'era molta scelta. Aspetta che prendo le ricompense. A 10.000. L'orologio. Vediamo se l'ho livellato a culo, ma non credo. Sì, ce l'ho. Tempo prezioso, ce l'ho viola. L'ho Bene, a livellato. posto. Allora, i tre generatori no. A me questo qui, per me questo qui quando sbagli e non esplodo è fondamentale. Addirittura.
Sì, e questo è utile per sapere dov'è il killer quando calcia le cose. Quindi toglierò questo qui del salto affrettato che sprinto. Tolgo agilità. Vedi tu. Per forza, perché sennò gli altri sono, mi servono per... è tempo prezioso che devo mettere, no? Tempo prezioso di quella, sì. Mettiamo tempo prezioso. Ti odio, ma mettiamo... Io preferivo mettere quello che... che posso rianimarmi da solo da per terra. Ma... Va bene. Sì. E allora che succede, però? In che senso? È raro che ti succeda di rimanere solo per terra senza che ti prenda. Beh, è raro, ma è successo adesso. No, ma è successo adesso. Sì, ma ha lasciato per terra un sacco di tempo. Ma non abbastanza, ce ne vuole. Cioè, ci vuole la barra. Ci vuole quanto ci vuole per curarsi? Per esempio, tutta la barra per quando sei a terra, boh, poi stai per alzarti. E in conto che spesso quando succede è anche vicino. Cioè, anche adesso se scappavi ti prendeva subito comunque. Non mi avrebbe preso. Comunque non, cioè, non devi mettermi fretta su venire a salvarvi, perché io devo poter andare a uscire in sicurezza. Mi hai fatto uscire di corsa come un cretino e mi sono fatto prendere. Se mi lasciavi uscire in sicurezza vedevo dove andavo e andavo dall'altro. Ero nascosto apposta per quello. E io ero morto comunque, cioè, ho fatto in tempo solo lei, perché lei aveva più tempo prima della pesa, no. Ma lei era in quel momento lì, se dovevo uscire di corsa era la più vicina, non potevo venire fino a te. Il discorso è che io, cioè, se siete due attaccati sono l'unico vivo, se vengo come un cretino, cioè, io muoio sicuro. Ma io ero convinto che tu avessi tempo prezioso. Io non l'ho mai messo tempo prezioso. Ma l'ho visto, la stream che non ce l'hai, quindi... Quello. Tempo prezioso comunque tu salvi lei, lei veniva da me, prima tutti quanto prezioso e mai essere tu per terra, ok? Poi dopo ti si prendeva, eravamo tutti tre vivi. No, ma noi lei non la sentiamo, quindi non sappiamo se forse veniva a prenderti o se... Dove tempo prezioso, sì. E te lo vedi in alto destra. Sì, ma il tutto è nato perché mi hai fatto uscire dal scoperto troppo presto. Stava proprio correndo nella mia direzione. Sì, cioè, so io, cioè, lo vedo io dov'è il. Tu lo vedi in ritardo nella live, io lo vedo dov'è il cazzo di killer. Mi dice, esci, se no muoriamo tutti. Ma porca miseria, ma c'era il killer proprio dietro di me. Cioè, io mi ero appena nascosto e stava passando senza vedermi. Aspettavi che facesse il giro della casa. Aspettavo che facesse il giro della casa. No, vabbè, facevo cioè il giro della casa e uno lo salvavo senza farmi colpire due volte. E un conto se mi colpisce quando sto liberando dal gancio, un conto se mi colpisce prima e durante. È diverso. Le possibilità di sopravvivere sono il 50% in più. Perché poi ne ha due e colpisce uno dei due, invece così ha solo. Cioè, se io mentre la salvo lui mi stecca, c'è solo uno da colpire poi lei. Perché non ha trovato. Non ha trovato gente. Poi arrivano gli altri. Rasputin. Dipende. XV. X. Isabelle. Usa William. Va bene. William è il meglio. Ah, beh. Lui è vecchio e se ne frega di morire. Ma perché era con City? Il bene che c'è è difficile. Manca solo che sia Wesker a Raccoon City, così... O Legione. Legione è... Perdo. Forse... Vedessimo tipo di quattro insieme si potreste parlare, magari si riesce anche a giorni qui random, madonna. T'ho detto Raccoon City, che bello.
Sì, però non è possibile, è la seconda volta di fila, eh. Chi è? Non lo so, però ce l'ho la seconda volta di fila che mi nasce di fianco. Anch'io sento vicino a me. Oh, vicino di chi è? Vuoi che mi sembra... Ah, è clown. Clown. Bene. È finita, la mappa poi è tutto chiuso. Dici che si è arrabbiato che gli ho fatto il totem? Secondo normale si cazzi, secondo maledetto sì, certo, No, era quello ovvio. normale. Ah, ok. Cazzo, non può aver quello maledetto all'inizio partita. Sì, dipende anche per età, può avere anche più di un maledetto. Sembra che se glielo spegni, lui comunque è... Così che Chi è che volo. urla? Ah, io! Sono 3 ore che mi sto seguendo all'inizio partita, perché sto girando con mezza mappa. Ho fatto mezza mappa, con lui. È esplorativo. Ah beh, certo, come sono concepiti già da Consigli. Io non conosco se già. Beh, ma è giusto che tu porti... No! Ah. Fatto. Cazzo però di seguire, madonna. Ma gli altri che stanno facendo, scusami? Noi stiamo facendo, abbiamo fatto due generatori che È stiamo uno! facendo. No, eravamo tutti e tre a fare il secondo. Ah, meno male. Che stava seguendo me tutto il tempo. Non posso più. Io mi stavo per lanciare sopra. Ti vedo felice per terra. Sono proprio sopra di te io. Ah, nel basement ti importa, ottimo. Ah sì, ti apro proprio sotto. E sta venendo da me. Con Rasputin. Ok, se riesco a capire da dove scendere, arrivo. Ah beh, allora non le mani giuste. Vabbè. Si conta che c'è lui davanti qui, quindi non è proprio il massimo della vita. Ah, da sceso Bill. Bile immortale. Ah, sei Bill, almeno tu. Bill però devi curare bene, non così. No, ci facciamo male. Ok. Merda, proprio qui doveva venire. Ma smettila di lanciarmi le puzzette! Stanno giù, immagino. Sì. Cavolo di petali, mette fai speed quindi velocissimo.
c'è uno che sta venendo? No. Sì, su sì, tanto. Forse... No, io no, perché ce l'ho qua. Io no. Allora no, lo stanno curando. Ora sembrano venire di qua. No, non ci vengo. Ah, faccio andare a loro così almeno distrarlo. Mentre sono morto. Di nuovo. E c'è Billy che sta arrivando? Eh no, c'è lui qui, c'è il killer proprio qui sopra. Dai, camperina quella porta. Sta camperando l'uscita. Lo so. Non mi puto, vengo io. Cazzo. E sono passato in fase 2. Ma liberato, ma sono passato in fase 2. Ah, è un secondo prima. E cioè, ci sta seguendo, quindi... Hai rotto i coglioni di spararmi, Robert, signore. Il clown è un rompiballe perché spara ste cacchio di puzzette. Da perché hanno migliorato forse forte, cioè. Non è che sia proprio scherzati tu, eh. Infatti è un rompiballe proprio. Cioè almeno prima faceva schifo, quindi non lo usava nessuno. Invece adesso con quel cacchio di scialette puzzette. Lui non è fortissimo potentamente, se no ci aveva già ucciso tutti. Perché tira solo quelli che rallentano e quelli che aveva ucciso non tira poco e niente. Però... Ho sentito un urlo qui vicino, non so se mi è piaciuto. Quella con me. Come hai rotto il plot in quello buono? Sì, perché c'è tutto blu adesso. Oh, porca. Io mi nascondo. Tanto non dovrebbe avere perk che vede negli armadi, no? Beh, può averli, ma non credo ce l'abbia. Se lui non no, sì, nel senso... Se passa mi levo delle balle, sennò mi arriva il corvetto in testa, non è bello. Chi ce l'ha? A chi lancio le puzzette? Bill. Esco. Per azzeccare la parte. Lei mi si è lasciato da solo. Beh, è Bill. Sì, però porco. Ok, è sopra che rompe un generatore. Sì, sì, no, è sempre a Bill. Sta con Bill. Li stanno portandolo qua, però porco dio, ti odio Bill. Non bestemmiare. Inefficiente Bill, inefficiente però. Lo stava portando anche da me prima. Ho capito, fin tanto che sei full vita, va bene. Sono ferito. Full vita va bene, ma io se vengo preso sono morto. Sì, la sei inutile. Moriremo così. Niente. Va bene, morirà. Sta arrivando lei a salvarti. Sì. È venuto in là. Ma tanto becca lui pure. Perché pure il clown. In strada. Non ti assicuro di arrivarci perché sta facendo il giro lungo, ma. Vabbè, è arrivato Bill e lei ha preso l'ago di lui, immagino.
Se riesco torno a fare il generatore. Ah, aspetta. No, è un totem normale, non serve che lo rompo. Perché non l'ha ancora rotto il generatore qui. Cavolo, però è qui vicino, eh. Ah, è skill check molto veloce. Copa il perk suo. Ma il mio problema è che se viene qui me la piglio là. Me la piglio là dove non batte il sole. Isabella mi sta presa per esempio. Vabbè, è bravo Bill, non si muove ovviamente. Io sto tenendo lì per rompere gli prigioni, ma bravo. Muoio. Ok, muoio. Avevo quasi finito la. Generatore, ma l'ha preso. Lascio andare. No, sono riuscito a fare il generatore. Va con lei. Sta con me, sono morto io. Aspetta, è andata. Cosa sto facendo? Andiamo a salvare. Beh, ma è andato a trovare voi, dai, è andato. Ci proviamo perlomeno. Sta seguendo loro. Però no, sei per me, mo sei perso, mi ha perso, okay. Un attimo, ma sto tenendo me. Mo ce l'ha con loro di nuovo. È finita. Perché dici che è finita? È morto. Ma sei ferito? Sono tutti e tre feriti voi. No, vi sta seguendo. Diverso discorso. Non è ferito e basta, è ferito tipo con la pizza che ti segue, tipo che ti segue. Ah, niente, è finita. Ah, Gesù Cristo, che palle. Un cochile che non guarda i generatori, ma rompe il coglione della gente in giro. Allora. No, no, li guardo i generatori. Ho visto, ho fatto il generatore senza proprio problemi voi. Ma ha preso due volte il generatore, ma. A me guarda mai da generatore, ma sto facendo altra roba, se cambia è sempre in giro, era. Cioè, il generatore è rimasto lì, abbandonato se stesso. Spavento. Vabbè, quello che qualcuno non chiede ancora perché non è possibile. Vedi, come dici, cioè
generatore sta facendo senza problemi. Mi ha preso due volte il generatore, Marco, cioè. Sì, vabbè, ma non funziona così, cioè non fa giocare Ma cosa killer, non fa funziona sempre in così? giro. No, c'è il generatore, sono tutti così facilmente. Però io non lo lascio mai fare così. Ottimo, non è che devono giocare tutti come giochi tu, può giocare come vuole. Ho capito, ma c'è un via fuori la gente, intanto i generatori, per capire che non ha senso. Tipo adesso io mi sto morendo, ma Guardando scappi. anche tu ti devi scappare, non è che te l'ha vietato. Ho passato tre quarti del tempo a essere inseguito, dall'inizio alla fine. È quello. Ciao. Sono vicino. E niente, morti. I peroni. Capita, sei il killer stronzo, non è che si può stare Ma non era molto. per niente forte, semplicemente, diciamo così pratici ci sta. Non era forte, ha preso tutti, a parte uno, l'ha preso da tutti due volte, non era particolarmente È scarso. stato molto tempo in cui non facevamo generatori, o comunque facevi solo tu, faceva solo uno, quindi potevamo uscirne molto prima, diciamo, questo non ti ha dato molto. Ah, ho capito, ma io i generatori li ho sempre fatti, ma gli Sto altri due dicendo colpa di sono venuti a Eno, sto farne una dicendo volta che si sola. poteva fare meglio da parte nostra, lui non era fortissimo, non era neanche prestigiato col kill, cioè non usata praticamente sto kill. Ho capito, ma cioè, io i generatori li ho fatti, ne ho fatti 1, 2, 3, 3 e mezzo. Uno non sono riuscito a finirlo, ma e quelli che abbiamo fatto li ho fatti tutti praticamente, quindi. Purtroppo se lui va in giro e prende la gente, se fare il generatore da solo diventa lungo, eh. Soprattutto. Soprattutto in una mappa pi piccola come quella. Sì, molto stretto. Io poi non riesco a fare i generatori da solo, cioè farne 5 da solo non ce la faccio mai, quindi nel senso. In uno sono arrivati loro due, che era quasi alla fine, il primo che stavo facendo. Il secondo l'ho fatto praticamente da solo, è venuto alla fine Bill, dopo che mi ha ferito il killer, che poi mi ha curato. Il terzo l'ho fatto, è arrivata la tizia proprio mentre lo stavo finendo. E ne ha fatto uno Bill da solo dall'altra parte. Che stava finendo quando siamo usciti, sostanzialmente. Però tutti gli altri tre li ho fatti io al 90% con una volta loro due arrivano che stavo finendo, una volta arriva uno che stavo finendo e la volta arrivata lei che stavo finendo. Amen. Conta che ho finito la cassetta degli attrezzi al primo generatore, no, l'ho tenuto un pezzo per il secondo, ma cioè, sto usando quella grigia perché non voglio usare gli equipaggiamenti fighi sempre. No, insomma, sì. Anche perché su Dio non ne ho, anche perché va in base al personaggio. Lì non ce l'ha. Io li sto finendo con lei perché ho fatto tre prestigi, ma non è che ci ho sempre usato lei, quindi ho sempre usato. Le sto finendo, si può vedere in live, quindi ne ho di cose.
Ne ho di cose, ma non più così tante, nel senso. Quindi sto usando quelli comuni. Oh, stasera è la serata di Bill. Evidentemente. Non vedevo un Bill in gioco da giorni. Diciamo ancora skin lui, c'ha sempre questi 2 o 3 milioncini e basta. Sì, non hanno messo altre di Bill. No, non so perché, se era un personaggio con, dice, una licenza particolare, non so. Dovrebbe, in teoria. Hanno messo quello di Ellen Ripley. Dipende da quante licenze, cioè cosa hanno firmato, dico. No, dicevo, hanno messo l'offerta che porta sulla Nostromo. Ah, Che era nella nave di bene, Alien. una merda. Una nave, Tanto però non è la uscita quella. mappa Poi è uscita quella, sì, è uscita quella. è. Eh sì, la chance mette in botto quando lo buttano. A me va bene. Sì. Vediamo chi è killer. Vediamo chi è Ma sono nel simpatichino. dubbio io. No, quello non ti conviene farlo. È lo Xeno. No. Come no? No, no, è Ma chi è che Billy. parla quella dello Xeno? È Billy. Ah, bene, tu lo sai bene perché sei morto. Billy è uno dei più forti. Oh, saluta bene, è finita. Conta che io questa è forse la seconda volta che vedo questa mappa. Ah, io sono finito, intanto ho visto, non ho mai giocato, quindi figurati. Ma io l'ho vista l'altra sera che l'ho fatta per la prima volta. Vedi, avessi Ellen Ripley sarei bravo a salvarti Ah, subito. immagino. Ho Fang Min e ci metto un po'. Ah, arriva Bill, tranquillo. A salvarti? In teoria. Eh? In teoria sono tutti e due qua. Bene. Tutti e tre siamo qua. Moriamo tutti allora. Con una cosa di motosega ci chiede tutti e quattro. Meglio. Così ti posso dimostrare che che avessi avuto Ellen Ripley ti salvavo e salvavo tutti. Ma non me stesso. Come ha fatto a non vedermi? Come ha fatto a non vedermi? Se l'ho visto arrivare, mi sono chinato dentro un cespuglio e non mi ha visto, è passato correndo. Ah, perché ha visto qualcun altro dentro. Appunto. Merda! Non ti ha visto, eh? Sì, mi ha visto. Vabbè. Ma forse no. Adesso sì, Dà un po' di problemi di sicuramente. vista, in effetti, però. Cazzo urli! Incastrato. No, non sono incastrato, pensavo avesse dato il giro dall'altra parte, invece l'ha fatto giusto. Ah, proprio vicino a me, perfetto. Posso allora, È attimino perché piccola vorrei questa mappa. evitare. Non lo so. È piccola. Con un po' di relitti sparsi, ma è piccola. Morirò. Qualcun altro vicino a te o vado Non viene a venire a te perché gli altri sono uno, sta facendo il generatore, l'altro. Ah no, sta arrivando Bill forse. mai. Ok, qui la mappa un po' in... cioè, non capisco un cavolo questa mappa in effetti. Uno di fianco a Bill e c'è anche lui.
Inseparabili amici. Inseparabili amici, dico. Meno male che è ceccato come una merda sto qui, perché... È abbastanza. È la terza volta che mi passa di fianco e non mi vede. E ti confondi con quel maglioncino verde. Per tutt'ina. Sì, ma non venire a attaccarlo qui. Pezzo di merda. Te pareva. Non ti prende subito, immaginavo. Sì, sì, ma preso. Andava andato a rompere il generatore che stavo facendo io. E lasciami. Se prendi cosa centrale bianco ti spicca prima. Ti riesce bene. Cosa? Se fai testa dritta bianco, lì ti bianco, quando ti devi vincolare ti liberi molto prima. Andiamoci a venire qui per favore. Quanto è qui dietro? Infatti mappa è un corridoio. Hai cosa di per farti scoprire tutti i teori. Cerchiamo di scappare, onestamente. Grazie signor, ti sei sacrificata la bionda. Sì, abbiamo fatto un generatore finora, siamo messi benissimo in questa parte. Eh beh, ammetto, questa mappa non ci sto capendo quasi niente. Solo la navicella qua ho capito un po' con me, ma... Ah, no, nel Tugurio non ci vado. No, non ci viene. È piccolo. Vieni qua. Dove sei? Ah, è che io vedo assimilato, vedo il sangue per terra, sicuro, stiamo lì. Occhio che l'ha appesa qui in diagonale, hai visto? Grazie. Andiamo a vedere se andare a salvarla, perché mi ha sacrificata per me prima. Sì, ovviamente. Adesso provando a venire anch'io di lì, ma... Che ha messo mal... Il generatore qui pensavo fosse un po' fatto per... Ah, Bill no. Ah, sta camperando! Eh sì, allora, è proprio lì davanti. Messo nell'ombra, lì dietro. Come fatto a non vederci? Beh no, c'è proprio cieco. Perché? Lo attiro. No, sta con loro tanto. C'è anche una parte sopra. Entrando. Sì. Ma è piccola comunque la mappa, non è grande. Beh, molto. Ma l'ho giocata una volta ieri. Quindi figurati. Ancora non so un cazzo di sta mappa. Come quella del villaggio di D&D, eh. Anche quella è piccolissima. Uguale. Poi ho potuto portare lì, mi confondono molto. Due nella terra? Sì. Vediamo se viene qui. Sì. Rimando. Io vado a salvare uno dei due. Non salvare il loro. Spero che non faccia il giro che ho fatto io esterno, sennò mi becca nel ledrio. Visto che è di là, provo ad andare a fare un generatore di cuoio, Non ce l'ha con me adesso, quindi vediamo se non voglio fare. Provo ad allontanarlo da lei. Ma no, guarda da lei. Vabbè... No. Cosa è successo? Vieni qua. Ho preso lui. Ah, perché questo stava curando e l'ha preso in braccio tipo lui. Non lo so. Si vede che si è a terra anche l'altro.
Non lo so, però adesso andiamo. Vabbè, aspettiamo che l'Uren arriva al 100, cioè 100 al massimo, 90 lì, e poi la prendiamo. Beh, sono 90 lei. Ok. Non capite qual è lei, però, è 2. Cioè... Ah, sono molto all'altro. Sono... Ah, no. Vabbè, aspettiamo che arrivi al 100. C'è 2. Ah, no, senso. Ok, ha preso... Tanto lì che camper. Preso lei. L'ha appesa proprio lì, porca merda. Lui è scappato. Libera lei. Ok. No, è morto. È andato. Perché? Ma andato, cioè, Bill è morto. Non è a terra? Ce l'ha con me. Ma sta a terra, Bill. Sto provando a curarlo, ma mi prenderà male secondo me. Anche perché lui non si era curato per niente, quindi. Ah, questa stronzetta c'ha di curarsi dentro la maglietta, c'ha una cosa. Famosa. Ok, Bill è curato. Va con me adesso. Tielo 30 secondi che curo anche lei. Ciao. Fatto, siamo tutti curati. Sì, grazie che mi fate suca suca. È solo perché avevo la sfida che avevo curato, non pensate che sia così generoso. Che stronzo che sono. Ma che cazzo fai il totem che è normale? Non serve a niente quel totem lì. Sta ancora con me. Sta prendendo la calcio. Posso ancora morire, quindi in teoria. No, generatore mancale. Ah, pensavo generatore. Io vedo quando prende a calci le cose, lo vedo, quindi. Abbiamo mollato? Lo sa. No, non abbiamo mollato. Stesso pezzo, me l'hai preso per sbaglio. Vabbè. Allora, tecnicamente io sono qui. Mi vedo, sì. Vedo tutte e te, mi vedo. La squadra di salvataggio. Eccoci. Corri. Ti curo. Ti curi da solo? Va bene. Ah, sono, vieni qui, ti curo. No, ok, vieni qua. Meglio, va. Ma totalmente cieco con il serio, quindi lui. Ho già finito la sfida, ma che se ne frega, sono punti. Bravo. Sì, ce l'ho quasi alla fine, così le cure. Ho curato 52 persone in questa partita. Vieni a fare il generatore questo qui. Loro ne stanno finendo uno, che è questo. Porca. No, ma la fine è questo. Oppure no. Arrivando qua. Bene. Ah, mi ha visto. Ma è stupido, ho mancato. Sì, pezzo. No, stavolta no. Vabbè, addio. Ho fatto la sfida e non ho giocato male, sono contento. Sì, non va bene comunque, conto che... Beh, vedi che... Anche se non è molto bravo lui, ma almeno i punti abbiamo fatti, cioè, mancava solo uno o due generatori, giusto per capire. Andiamo. Lo vedo. Tranquillo che non metterò qua generatori, signorino. Filli. E falli i generatori, no, perché è un po' stronzo. Lei sta camperando, quindi se metto qua i generatori lui è...
Questa, dov'è lei? Guarda un po'. Camperata dietro delle foglie, io vedo, vedo i generatori. Aspetta, fammi capire. Non è distantissima da te. Prova a guardare in alto, per favore. No, non così in alto. No, ok, è dalla parte opposta. Sì, il problema è che il killer è da te. Sì, ma Ti ha visto? No, no, beh, è l'ho stupido come una detto. borraccia. No, no, è stupido come una borraccia. Infatti è talmente stupido che io ho provato a fregarlo con la mossa del mi nascondo dietro l'angolo. Muovo giusto per fargli vedere che c'è qualcuno qui, mi sposto. Lei è talmente ferma che ha il corvo che la segue. E beh, era un'idea. A meno che sia proprio scemo lui. Ma non lo vede un corvo, figurati. Non mi ha visto che li camminavo davanti prima. C'è pubblicità, non vedo più la sua screen. Beh, guarda la pubblicità che mi fai guadagnare un sacco di euro. Oppure abbonati, no? È meglio. Sì, insomma, pu puoi abbonarti è meglio, ma immagino che tu abbia già un abbonamento a un No, altro. non uso proprio, non c'è proprio il Prime mio. Quindi l'uso, Male. cioè, ce l'abbiamo in casa, ce l'abbiamo, però non è il mio profilo. C'ho una zanzara che mi punta la faccia e non è bella questa cosa. Sì, però veramente lei è imbarazzante, sta ferma, sta guardando un muro. Devi raggiungerla e farla scoprire. Cioè, era meglio che salvasse me il killer, no? Comunque stasera che trasmettiamo non abbiamo ancora trovato un killer guascone. No. Un killer amichevole. Tanto tutti i killer amichevoli che troviamo di solito ammazzano me e poi diventano amichevoli, però questo è un altro discorso. Esatto, hanno proprio con te e poi dopo sentono più rilassati. Che è l'unico gioco in cui non campero, porca miseria. Che campero poco, dovrei camperare di più probabilmente. Comincio a passare il generatore, vediamo. Mamma mia, lei è, si è spostata di quasi un metro, Ah, la vedo, è vicino all'entrata della navicella. eh. Sì, sta facendo avanti e indietro da una roccia all'altra. Attenzione, una partita entusiasmante con Marco che cerca di far sgamare lei e lei che non fa un cazzo. Non è proprio impressionante, cioè. Mi pento di averla curata. Il killer dove è andato, scusa? È in vacanza. Ma il killer non vede un cazzo, quindi sta cercando. Cioè non manco vi cerca. Cioè starà cercando a cazzo dentro la navicella. Cioè, al posto del killer guascone questa sera abbiamo beccato il killer cieco e non di nazionalità. Smetti di fare suka suka che sei in diretta. Tanto non hai nessuno su cui pucciare le palle, quindi. Finalmente hanno capito lo scopo del gioco, cioè cercare di fuggire e non di aspettare che l'altro muoia per fuggire alle sue spalle. Tutti e due fanno un generatore. E sono talmente furbi da non fare neanche lo stesso. Ah, meglio, meglio. No, se ne è beccato uno, l'altro lo finisce. Attenzione perché Marco c'ha il killer che lo, lo ha visto. Forse. Visto no. No. Ma non prende la roba per prendere un corone. Vabbè, anche tu però, cosa pretendi da questo killer? Vorrei dirtelo, ma è dietro di te, no, è davanti, è davanti. Ma poi, vabbè, incredibile, incredibile. Ma è corso e non t'ha visto, cioè, boh, vabbè. Mi chiedo, ma cioè,
Cari amici killer, ogni tanto dovete anche guardare attorno a voi, non solo la linea retta dove correte. Cioè, quasi finito. Come ieri che simpaticamente... No, non ha quasi finito. Ok, perfetto, posso... C'è la botola, no? No, corri la botola. Sì, beh, te la provo. Col culo. Tanto tu hai culo e scapperai, perché tu la botola la trovi sempre sotto il sedere. Ti compare magicamente sotto il tuo culone bianco. E invece stavolta niente botola per l'amico Marco, che cerca la botola ma non la trova. Non sente neanche il rumore della botola assorbita. Ma va, che culo di merda, come al solito, porca. Okay, io non ho parole. Dovete sapere che, cari amici, che tutte le volte che trova la botola, cioè tutte le volte che lui rimane l'ultimo, trova la botola sempre. Vabbè, che con questo killer qua, se si aspettava che trovasse la botola del killer, manco se ci passava sopra la trovava probabilmente, no? È bello che quella tipo lì era prestigio 51. Ma non conta niente prestigio, perché cioè, il prestigio lo fai anche solo giocando di merda, eh. Non è che... Ha capito, ma 50 prestigi solo su un PG, è proprio. Se ha usato solo quello, può anche non essere capace di usarlo lo stesso, eh. Ripeto, questo è un gioco che non è meritocratico con i prestigi, eh. No, quello no, però... Cioè... Puoi giocare, se giochi 150.000 ore fai tutti i prestigi che vuoi. Io avessi prestigiato solo Feng Min sarei all'undicesimo, dodicesimo di prestigio, quindi... Sì, ma è più sveglio di lei. Eh? È comunque più sveglio di lei, che è 50. Vabbè, grazie al cazzo, cioè, tra il killer e quella bionda lì, non so, abbiamo trovato veramente la partita con la gente, con gli insegnanti di sostegno di fianco, cioè... E anche loro comunque non erano molto bravi. No. Poi questa la carico su YouTube, anche se non abbiamo fatto cose particolari, sempre contenuto. Ora la sfida è far 100.000 punti sangue, quindi dovrei mettere, se avessi, delle offerte un pochino maggiore del 75%, ma mi sa che non le ho. E credo che nella tela non ci sia. Io. C'è un cazzo, sempre scarti, Dubecco. Perché? È possibile? Eccola. No, sempre 75, vaffanculo. Non volevo fare il quarto prestigio con lei, ma prendiamo un po' di roba. Tanto i primi livelli posso fare acquisto automatico, tanto non cambia niente. Oddio, i primi livelli sì, ma dopo magari preferisci qualcosa da prendere, che altro magari. Tanto al massimo perdo... Cioè, adesso, da quando l'hanno migliorato, prende sempre le competenze, quindi... È difficile, fino a livello 20-30 è difficile che trovi due competenze veramente utili, tra cui scegliere. Sì, tanto perderò la chiave. Difesa bianca, soffrire, no. Chi se ne frega di non perdere l'oggetto, metto oggetti comuni. C'è una competenza, no, quindi me ne posso fregare. Però la torta, questa torta qua la vorrei. Tu vuoi la torta? Vorresti la torta nel mondo reale tu, però. Beh, anche tu. Perché no? Appunto. La torta è sempre buona. Tanto ho i biscotti, dopo, quando non siamo più in live, mangio i biscotti, così ti do fastidio.
Dov'è la torta? Ma l'avevo trovata la torta. Ok, adesso subito è tornata la partita, incredibile. Meno male. Non c'è più la torta. Torta. No, perché devo fare 100.000 punti, li faccio prima se uso la torta. Assolutamente. Cosa devo fare? Non ho guardato. Ah, purifico un Ma totem. tu stai facendo. Ma stai facendo quello del Del spaccatura 21. pasto, sì. C'è l'ultimo, nell'ultimo capitolo, in senso. Sì. Abbiamo messo in tantissimi. L'abbiamo messo in tantissimi l'offerta in due. Bevo anche se non dovrei perché poi sennò devo correre in bagno, ma questo è un dettaglio a parte. Ma comunque sta bene bere, a prescindere. Sì, ma se devo correre in bagno in mezzo di una live, in mezzo a Dead by Daylight, non è proprio il massimo della vita. Poi è vero che a fine di questa partita correrò in bagno uguale, ma Anch'io. correrò in bagno e tornerò, anche se siamo in live, e tornerò subito. Oh, oddio. No. Ah, sta mappa non mi piace per niente. Come non ti piace? Oh. E quando si fa il sotto sicuramente non è male, ma come kill quando l'ha fatta ieri, madonna. Le Ma è comoda perché c'è bestemmie. questi Totem, spunti. perfetto. Quello Ma che culo però. devo Ma questa è di nuovo la Nostromo? fare. No, questa è la mappa dell'incognito. Dopo killer, capisci? Ah, ok. Infatti cioè, mi sembra Vabbè, se strano lui questa è della arrivato con Nostromo. la navicella, se non mi... Yeah. Non so se è arrivato con la navicella, ma intanto è arrivato da me. Credo che sia la caccia la spara merda. Tolto il perché No, è la strega di merda. è invisibile. Sì. Anche Come lei. fai così che mi sta seguendo? Ma sei scema che mi fa segno vieni, che mi sta seguendo il killer. Nessun rifrigeratore, incredibile. E tu stai Ma seguito gli altri, boh. lo stavano facendo il generatore, ma Ah. mi ha fatto vieni vieni e gli ho portato il killer. Però è andata bene perché adesso sta seguendo loro. Brava. Si specializza in quello. Cosa? Si specializza nell'occuparsi dei killer, se ne l'ho occupato e c'è chi si specializza nel fare generatori, alla fine. Io mi specializzo nel fare generatori e portare al killer vittime. Intanto sto facendo un generatore ammazzando una zanzara. Tra l'altro hai smesso di guardare la live? No, se si è stoppata, non so perché. Adesso sì. Vergognati. Sì, a parte che è finita questa possiamo anche stoppare se vuoi, ma se no Che dici tu? siamo a 80, Hai siamo a 80 impegni? minuti. No, io posso anche giocare fino a ancora mezz'ora, insomma. Ah, sono un altro. In realtà volendo anche di più, ma perché è mezzanotte, quindi mezzanotte 20. Ma il killer sa che ci sono i generatori nel gioco? Probabilmente ha cercato la rabbia la fase 2. Ah, è la Wright. La Hag, scusami, è Hag, non la Non Wright, è Hag, quella che è rispetto a porta. Sì, è quella che mette le trappole anche, no? Sì. Cioè che mette i suoi cloni trappolosi lì come. Esatto. Andiamo.
Allora, i generatori che vedo sono tutti lontanissimi. Porca di quella puttana Eva, ma sempre con me devi arrivare, ma perché? Cosa ti ho fatto di male? Con me, attacca, non... No, c'era il suo segnino. Cazzo, gli abbassate e toglierlo, quando... ho capito, non l'ho visto. Sta arrivando qua di nuovo? No. La vedi? Ha preso il segnino. Sì, sta arrivando verso di te. No. Mi ha mancato. Vediamo se è stupido o brava. Per la brava non stavamo con due generatori ancora da fare in mezzo. Lei senza ferire nessuno. Dai. Non ti lamentare. Che non fai rumore, ma sto andando molto più indietro. Lo so. Non è che l'ho fatta apposta. L'hai vista? È là dritta davanti a noi. Sì, sì, sta mettendo tutti i suoi segnalini in giro. Tolto. È dietro di me. È ad essere salita sopra la nave. No, mannaggia. Ho tolto uno, l'altro non lo vedevo. La mina è sempre abbassato con lei. Sempre. Sta salendo. Cerchiamo di distrarla, così che andiamo a prendere. Più distratta di così? Non credo. E però qualcuno deve andare giù. Io sono fuori, non vedo dove messi i segni. Ne metti tutti camperati qua, perché sennò poverina che sta qua, ti ha salvato prima, no? Indica qua, dai, non capite cosa vuole che faccia il generatore. Il generatore qua, qua ce n'è uno. Io sto facendo uno e sono a metà.
Vaffan bingo. Un totem suo, quelli merda lì. È qui che sta venendo tra me e te. Ma io sto molto più lontano di te. Ah, io pensavo fossi lì nel generatore qui vicino. E tra me e dove cioè era qui dove è appeso la tizia. Ma già sei più vicino, sei quello che non ha subito. Vabbè, togli il totem poi se le fai da me. No, non lo tolgo, sta venendo me. Come hai fatto a non vedermi? Ma perché è impegnata a mettere trap, ogni volta non... Boh, è troppo fissata con il suo potere. Io solo vedo il suo totem quello attivo. Vai, da una piana. Il totem l'hai abbassato, così non ha scattato nel trap. Manca solo col generatore lì vicino a voi. Il problema è ritornarci. È qua. Mi ha preso. Ah, ti vedo correre. Ok, in quel tron lì, da dove stai correndo? Ah, ecco, vedi anche Totten. Sì. Aspetta, okay. Tutte le trappole, ma tanto non bere l'acqua perché vuole... va con te. C'è l'attaccante più distante da voi. Ok, hai detto faccia la mappa. Mi farò l'attivo. C'è un generatore qui sopra, subito sopra di noi, volendo. Vabbè, anche se quello di prima è quasi finito, eh. Sta con Fiddler. Sembrerebbe. Se vuoi c'è un generatore proprio in cima all'astronave qua. Proviamo. E non so perché tornare fino all'altra parte della mappa è più rischioso. Sì, quello sì. Dov'è qua? È sopra qui. Non so dove sia. Sopra lì proprio. Sto venendo un bel acqua. Ah, è venuta qua. È venuta qua. Fanculo. Quello di luce rossa non si capisce niente. Calma. Ti ha preso, ah ok, vedo adesso. Perché ha preso me? Ma aspetta la polo distante in mezzo. No, l'ha messo di distante qualche metro. Dalla parte opposta di dove sta arrivando quello che sta acquacciato quelli fianchi. Ah, sei io.
Ne corre. Dobbiamo fare il generatore. Ho tutto proporzionale su. Non mi ha visto. Ero dentro al cespuglio e non mi ha visto. Meglio. Sta correndo proprio lì. Quale stai facendo il generatore? È una cosa sopra la casa, ma non c'è nessun generatore sopra la casa. Sopra la... dove io lo vedo rosso qua. Ah, è così saldi. Stai guardando la live? Sì, sì, vedo che è di sopra, però non so come si salta. Mi sono dentro la struttura. Ah, ok, ho visto adesso dove si sale. Okay. Ok. Provo ad andare ad aprire questa qui. Vai, ti seguo. C'è anche la ragazzina. Ma lei è andata in un'altra parte. Però se sei distrutto scappa, perché se mi... scappa, è arrivata. scappa. Bravo, dire, corri lì, dritto lì, dritto lì, ci siamo noi. Quelli. Vai. Ti curai da lei. Non mi cura. È aperto? Ha fatto lei. Come ha fatto aprire lei? Ah, lei la... Puoi sì, aprire, ma... sì, lo puoi aprire. Sì, no, dicevo che non ho capito lei, intendo. Perché pensavo ti riferissi a lei che è qui con me. Oh, ma ce la fai? Non mi ha curato. È comunque lì davanti lei che campera. Per la porta lì che campera. Cioè, se ti fa colpire lei puoi scappare, se no, no. Ma adesso 150 trappole. Mi ha colpito. Sì, non pensavo che dovesse farlo uscire, invece no. Puoi uccidere. Stai dritto, non guardare le trappole, vai dritto qua. Ma mi avete trasportato da qualche parte, non so dove. Ah, ce l'ho fatta. Porca miseria, che pelo. Ho fatto 64.000 punti in una partita, dai. Sì. Ah, produttiva. E passo anche bronzo 2, finalmente. Yeah. Da l'altro ieri che è iniziato, quindi ho fatto 10 partite, 15 partite, 12 partite, quindi va bene. Allora, torno subito, vado solo un attimo in bagno al anche volo io. E torniamo in live, quindi...
Eccoci. Rieccomi, rieccolo. Ora lo sponsor è diventato il tè alla pesca della Conad. Perché l'acqua iniziava a essere calda. Sopravvivenza. Aspetta, che trovo la partita, facciamo così, va? Ah, questo devo prendere, ok, posso trovare. In tutte le categorie mi sta bene. Alla fine finirà che faccio il quarto prestigio con lei, perché sono già a livello 17. Io del prestigio nuovo, dici? Sì. A furia di cercare di prendere torte per fare più punti. Perché se mi levo dalle balle questa sfida qui, poi mi manca fuggire a due prove e passo, finisco il livello 3. Ah sì, sei già terzo corso. Oh, c'è la rossa, c'è Michela Reed. Sono due bot che si chiamano Michela Reed e Cheryl Mason. No, è quando streami o quando sei streamare poi nasconde il tuo nome agli altri. Ah. Quindi ti chiamano come il personaggio. Io non nascondo niente. Io non ho niente da nascondere. Tranne il tè della Conad. Ho la mia bellissima cover del cellulare. Vediamo. Che cos'è? Non so se si vede. Ah. Sono un astronautino. Ah, che carino. Bene. Ah, sì. Questa torta che non si può trovare era di un evento? Sì, sono... in base agli anni di Halloween. Ma sono gli anniversari di The Better, quindi che so, 101% il primo anno, 102% il secondo, questo è 108, sarà l'ottavo anniversario.
Sono già 8 anni che è uscito. Di più. Così. Come di più? Se 8 hai ragione, sai che 8. Che bello il centro medico. Sì. Bellissimo. Nevica pure. Adesso mica il generatore è a 4, ragazzi. Va bene ragazzi, è molto bello. Complimenti signore, complimenti signore, complimenti. Andiamocene piano piano. Facciamo un generatore. Sì, ma questo è singolo. Ce ne sono tre davanti, uno dritto davanti a noi, proprio dritto. Ah, vedo. Io questo per qua non lo toglierò mai. Facciamo a doppio. C'è uno zombie. Questo. Sì, è Wesker. So... No, è cosa, Nemesis. Ma gli zombie si possono uccidere? Dio Dio. Non mi ricordo se... No, sì, bene, no. Dio, non so, forse no? Sì, se ti avvicini a dietro, non mi ricordo, però non ti avvicinare perché ti, se ti colpiscono ti fanno danno, fai un danno. Ok, è Nemesis. Sì, sì, no. E l'ho visto correre. Ah, oh, per guardarti ho sbagliato il coso. M'hai visto? Sì. A destra e lui è qui. Zombie. No, no, c'è proprio lui. E c'è anche il zombie però. Altri lui poi ci deve zombie per conciare. Andi. Chiusa la porta! Cambio di lancio. Non era quello che volevo fare, entrare dentro l'armadio, ma mi è venuto... Perché c'è un topo che guarda dritto davanti a sé lì? È la guardia sul bagno. E liberami, topo. Mickey Mouse, liberami. Non l'avevo mai beccato il Nemesis, onestamente. No, mai mai. No, no. Wesker 100.000 volte e ho sempre perso. Nemesis. Vabbè, che Nemesis l'hanno abbassato molto da poco, Muovere un po' di più del solito. Come faccio a liberarmi della cosa blu? In giro per la mappa ci sono. Cioè gli antidoti. Ah, ho visto. L'ha con me, ce l'ha con me. E fa bene aversela con te. Sei un'ottima scelta. No. Sei un suo nemico vero di Resident Evil, quindi. In effetti. Scelta, mi sono vaccinato.
Ah, peso te? È ancora lì o se n'è andato? Andato, Sto arrivando senza correre, ma sto arrivando. No, sta arrivando la rossa. andato. Ma lei correndo come una matta. Io di solito cerco di non correre. Se vi Allora. fermate è uno. Se vi fermate è curo uno dei due. Sta arrivando. Ha rotto un bancale qui vicino. Vado verso la cura. Passo è. Non posso andare verso la cura perché c'è un altro Nemesis. Se viene in qui o va di là, no, ha preso la tizia. Lei è attaccata qui. Dai però, dico, Nudged. Mangia per pochino. Provo ad andare a salvarlo. Ah, vedi, perché ormai sono morto. Io quello che potevo fare l'ho fatto per te. Sono corso a salvarti, ma... Mutato, sì, vabbè, io scappo. Secondo me nella zona della mappa in cui sono io ne trovi di più di cure. Ah, poi c'è cercato il zombie, vero? Grazie che il zombie rimane fermo. Non avrò pure per attaccarla qui. No, ma sta venendo qua lui. No, è andato dalla parte opposta. Forse riesco a finire il generatore. Cioè, se... Lui sta andando dritto dalla parte opposta. Di lei, cioè dritto in... Ok, l'hai visto. Andata, andata, finita. Bello, non è vero per niente, però. Esagerato. Manca Questa pure la la tengo per mossa, mi terra. sa. No, è no, la mossa. Beh, fa bene a farti la mossa, è bello fare le mosse. Vai a curarti, che te devo dire? Ti faccio cercare lo zombie. Ma
Marco? Come? Come si fa a cercare lo zombie? Ecco, torcia. Ah, ok. Sì. Ho la casata degli attrezzi, difficilmente riuscirò a cercarlo con la casata degli attrezzi. Sì. Ci provo, non ci arriverò mai in tempo, ma ci provo. Pezzo di... non ti piace essere inseguito a te, eh? Capita. Ah, pezzo di merda. Ma che sfiga! Va bene. L'avevo già schiacciato quando l'avevo visto. Onora la dinastia. Cosa? Onora la dinastia. Ah sì, l'ho fatto l'altra sera, non mi ricordo cos'è. No, sto giocando, sto giocando tu. Ma io non l'ho fatto l'obiettivo. L'ho fatto io, guardando te. È giusto. Ma cosa? Ma se l'hai fatto prima e te l'ho dato adesso. No, non ho la cosa di vedere Laura del kill, sai tu, perché. Voglio. Eh beh, ti ho fatto guadagnare un... Mi ha morto, è salito qualcosa. In realtà no, ma se ti fa piacere pensare che sia servito. Ciao! Non mi aveva visto, era bellissimo, poi non mi ha visto. Come sei violento, Nemesis. Niente. Non tira la mia tradizione sfigata contro... C'è il... Non so, io nel dubbio esco. È stata una bella sfida da... da 30.000 finita in due, quella da 100.000 l'ho finita in due partite, esattamente. Quindi... Ok. Devo solo fuggire due volte. Allora, intanto ottengo le ricompense e poi saluto gli amici della live che ci guarderanno su YouTube. E... non è un addio, ma è un arrivederci. Buonanotte a tutti, o buongiorno se vedete la live in differita su YouTube.
Torneremo magari domani dopo mezzanotte a fare una live notturna sempre su DBD o magari su Hunt Showdown, non so, vediamo. Vi ricordo che gli appuntamenti sono sicuramente o giovedì o venerdì pido, verso l'ora di cena, quindi verso le 20, cioè verso dopo l'orario dopo cena, quindi verso le 21. E io non so, può essere che giovedì sera trasmetterò Dead Rising Deluxe Remastered. Non so dirvi, non so ancora se arriva o no il gioco, quindi ve lo farò sapere. E buonanotte, ciao. Bye.